dai Vangeli apocrifi di Giacomo e Giovanni. Aldo non sapeva ancora scrivere. Il maestro uscì per strada, vide un tumulto di persone con le pietre in mano in mezzo ad adulteri e disse: no! Chi è senza peccato scagli la prima pietra! E tutti tirarono la pietra a quella povera ragazza. Il maestro si fece largo, guardò la ragazza e disse: credimi, non doveva finire così. Alleluia! Poi il maestro vide un uomo che andava zig-zag, disse: fermati, ma sei cieco. E l'uomo: certo che sono cieco, se no andavo dritto. Chi cerchi? Quello che fa i miracoli. Guarda, sta qui davanti a te. Ah, ma allora non capisci? A quel punto il maestro si impietosì, sputò per terra, fece del fango e con quel fango bagnò gli occhi al cieco. E il cieco in quel momento pensò: meno male che non sono muto. A quel punto il maestro vide un uomo con le stampelle e disse: alzati e cammina. E l'uomo: oh, non ce la faccio, dai che scherzavo. Poi si girò e vide un altro che si infilava il dito nel naso, tirò fuori una caccola, fece per mangiare e disse: ma dai che schifo, ma neanche i bambini lo fanno. E l'uomo: ma è fame. Allora il maestro si impietosì, prese la caccola e gliela moltiplicò. Alleluia! Dal libro della Genesi, Dio creò l'uomo, poi creò la donna. Ma Eva mangiò il frutto proibito. Questo mandò sulle furie Dio, che disse all'uomo: tu uomo, dici a me? Un l'ho fatto. Pagherai la tua onta, lavorando col sudore della fronte. E l'uomo puzza ancora adesso. E te, donna, pagherai la tua onta col sangue. Ma in piccolo e comodo erate mensili. Alleluia, fratelli! Roberto De Marchi!